Ed eccomi qui. Che cosa faccio in aereo? Beh, le cose più belle arrivano quando meno te lo aspetti. Ed è così che oggi il nostro episodio di Trip to Humor è dedicato al primo grande festival del clown di Astana, in Kazakistan. In questa serie parliamo proprio di posti, musei, città o festival dove la comicità è la protagonista. Oggi andiamo ad Astana, in Kazakistan. Lo viviamo insieme? Allora prendi l'aereo con noi. Впервые в Астане. Международный фестиваль клоуна. Oggi ti faccio scoprire un paese e un festival degno di nota. L'International Clown Festival di Astana, dove siamo stati invitati come ospiti a rappresentare la nostra comicità muta. Voglio però fare questo viaggio con te e raccontarti quello che abbiamo visto in 5 giorni. Ma devi sapere che ci sono voluti 2 giorni solo di viaggio. Certo, Astana è davvero distantissima. Sono circa 7.000 km di distanza. La nostra partenza da Giardini Naxos è alle 5 di mattina. Continua per un chilometro. 40 minuti per raggiungere l'aeroporto di Catania e salire sul volo per Roma. Qualche ora di attesa e si parte per Istanbul. Poi da lì diretti per Astana, la nostra meta. Ottimo volo con la Turkish Airlines, trattamento ottimo e film in lingua italiana e per me che sono una pippa nelle lingue è davvero figo. Sì, lo ammetto, sono un comico visuale perché sono negato con le lingue, ognuno il suo. Arriviamo ad Astana ed accoglierci c'è lui, Murat. Fermi tutti, io questo me lo ricordo. Aspetta, non sarà mica il bambino degli anni 90 che faceva il clown da Mike Buongiorno? È lui, il più piccolo clown del mondo. Lui che si divertiva tantissimo a Bravo Bravissimo. Secondo me ha influenzato tantissimi clown dell'epoca, che ora fanno questa professione vedendo quel piccolo bambino diventare buffo e simpatico. Murat è una persona eccezionale. Il tempo del bambino è passato e dopo una lunga tournée nei circhi italiani dell'epoca è ritornato a casa e sta cominciando a creare questo nuovo progetto per portare il clown internazionale anche in un posto così lontano. Qui i circhi sono pochi. I teatri circostabili sono influenzati dalla ex URSS e ora quel tipo di mondo si è un po' rallentato. Lo capiamo benissimo. Anche in Italia si paragona un clown ad un politico e senza concetto di quello che si dice. Non capiamo la vera natura del clown. È un supereroe che si mette in difficoltà per far ridere gli altri. Ci offre il caffè. Direi un po' azzardato in aeroporto. Ma poi è davvero sorprendente, simpatico e molto disponibile. Beh, in effetti David Larible, che ci ha messo in contatto, sicuramente non ci metteva in difficoltà. Ma sapeva bene che ci saremmo subito trovati. Ehi, aspetta, sta per arrivare anche lui. Sì, finalmente dopo 14 anni che non lo vedo, ritrovo il mio maestro. Quello che mi ha indicato e trovato il mio primo ingaggio al circo, dicendomi «Devi partire dalla Serie A per metterti alla prova». E eccomi qui. Ci si ritrova come se non fosse mai passato il tempo e finalmente possiamo rincontrarci. Taxi figo, trattati come delle vere star verso l'hotel e nel frattempo si apre Astana, una città meravigliosa. Via le valigie, entriamo in hotel. Davvero carina la camera. Grazie apre la porta e troviamo subito un bello salottino. Davvero carino. Poi la camera da letto, con il materasso duro che piace a me. Qualcuno deve aver suggerito qualcosa. Murat ha pensato a tutto, ma la fame è tanta e ci porta direttamente dopo a una leggera rinfrescata al ristorante, K
kazako naturalmente, con tanto di carne di cavallo e di montone. Ok, ok, magari qualcuno ne può risentire, ma se viaggi devi sapere sempre che ti devi adattare e solo così scopri cose nuove. Ma attenzione, sorpresa! Murat ci chiede di fare un passaggio in ospedale domani. Andiamo a trovare i bambini che non possono raggiungerci allo spettacolo. Sono tutti bambini ospiti, molti dei quali con gravi problemi cardiovascolari e molti anche con poche speranze. Torniamo a noi. Murat ci chiede di farci una visita medica. Sì, perché non possiamo rischiare, molti di loro sono davvero deboli. Alle 22:30 ci porta a fare i raggi. Sì, andiamo in ospedale, ci fanno i raggi. E tra selfie con i dottori ce ne andiamo a casa con ognuno la propria lastra e la tranquillità di essere sani. Giorno 2. La mattina siamo pronti, truccati e preparati per andare a trovare questi bambini. Una esperienza pazzesca, mi si è stretto il cuore con ognuno di loro e se devo ammettere la mia debolezza, sì, vedere questi sguardi quasi privi di speranza mi ha colpito molto. Noi abbiamo fatto solo un passaggio, siamo andati a trovare 4 ospedali, tutti tecnologici e simili a centri commerciali, è davvero belli e soprattutto sono tutti pubblici. Dobbiamo imparare da loro. I bambini sono felici quando qualcuno si è ricordato di loro e noi, beh, lo siamo anche noi. Oggi pomeriggio è dedicato ad Astana, una città bellissima, tecnologica, superlativa. Astana, ufficialmente conosciuta come Nur Sultan dal 2019 al 2022, è la capitale del Kazakistan. La città, situata nella parte nord e centrale del paese, è nota per la sua architettura moderna e per lo sviluppo rapido avvenuto dopo essere diventata capitale nel 97. Ecco alcuni punti salienti e luoghi da visitare ad Astana. Il centro di intrattenimento Khan Shatir. Il Palazzo della Pace e della Riconciliazione. La Moschea. Il Museo Nazionale della Repubblica del Kazakistan. Il Palazzo Presidenziale. La Moschea Nurustana. Sala concerti centrale, l'opera di Astana, la piazza dell'indipendenza e il monumento a Kazakheli. Certo, non li abbiamo visitati tutti, al massimo ci siamo impegnati a vederli dal taxi, però il tempo è poco e abbiamo anche un sonno incredibile. Si torna in hotel e si riposa un po', poi cena e a letto, domani ci sono le prove.
terzo giorno. L'arrivo al teatro è come sempre fatto di risate, con Davide, Murat, io e Graziana ce la spassiamo davvero. È mattina, abbiamo le prove, il pomeriggio lo spettacolo. Gli ospiti sono da tutto il mondo dell'est, dalla Russia, dal Turkmenistan, dal Kazakistan naturalmente, e noi e David Larible siamo gli ospiti dall'Italia. Sì, perché il più grande clown del mondo del circo è lui, è la star, è la vera star. Certo che siamo trattati anche noi da star e gli stessi artisti ci chiedono anche loro selfie e ricordi. Lo sai che ti seguo da anni su YouTube? Sono onorato di parlare con te, mi dice un ragazzo giocoliere e clown. Il mio ego si è gonfiato tutto un colpo. Poi sono tornato sulla terra pensando a quei bambini di ieri. Le prove cominciano, proviamo i tempi, le musiche, con il tecnico e insomma quello che si fa durante le prove. Ma sappiamo bene che i tempi sono stretti. Nel pomeriggio alle 16 ci si esibisce e i tempi sono stati stretti perché la sera prima il teatro era attivo. È il momento del festival. Tutti siamo agitati perché ci è stato detto che l'80% del pubblico ha meno di 10 anni e tutti i biglietti sono stati offerti dal comune. È il pubblico più difficile perché se lui si annoia, il bambino, se ne va o comincia a chiedere di andarsene. Noi e David lo sappiamo bene, dunque dobbiamo fare in modo di mantenere l'attenzione alta. Ogni artista si esibisce, noi in due entrate per un totale di 12-13 minuti. Poi David ne fa 3 di entrate e tutti gli altri una. Il pubblico è davvero speciale, ma è stato speciale rimanere e condividere il camerino con David. Impari un sacco di cose, di tecniche e a volte dalle piccole esperienze trai nuovi insegnamenti. Lo spettacolo viene bene, magari un po' lunghetto, sì, l'attenzione per i bambini di quell'età dura molto poco, dunque un'ora e mezza diventa un po' troppo, ma va bene anche così. L'organizzazione di Murat è davvero valida, tutto perfetto, tutto curato, sebbene i tempi ristretti tra le prove e lo spettacolo. Ma dopo tutto questo ci aspetta una bella birra insieme. Davanti ad una birra chiedo a David di potergli fare delle domande per il nostro canale YouTube. Lui accetta e dunque ecco poi nell'altro video cosa mi ha detto. Quarto giorno. È il momento di tornare. Per via Dubai, con scali e voglia di un bel letto dove riposare. Dai, solo altre 20 ore e ci siamo. Un passaggio a far colazione all'aeroporto è fondamentale, come il prezzo. 32 euro per 2 cappuccini e 2 brioche. Ah, scusa, più c'era una bottiglietta d'acqua. Forse è meglio che torniamo subito in Sicilia. Se rimango a Dubai, mi spendono. Spero che questo viaggio ti sia piaciuto. Nel frattempo io ti aspetto al prossimo video. Ciao!